Amici sportivi, amanti del grande wrestling, benvenuti a un nuovo appuntamento con le tre cronache del Pandita. Anche per quest'oggi saremo a Raw. E qui andiamo a vedere un match match della divisione femminile. Siamo nel 2002 e qui vediamo una delle lottatrici più rappresentative della divisione femminile WWE, ovvero Trish Stratus, mentre la puntata di Raw che stiamo vedendo è sponsorizzata dal primo film XXX con Vin Diesel, poi da Lux, che è una marca di scarpe, e da Stacker 2, che è un prodotto per bruciare i grassi, insomma, una sorta di Herbalife americana. E la sua avversaria è... eccola qui, Victoria! E questo praticamente è il primo storico scontro tra Trish Stratus e Victoria, mentre qui vediamo Molly Holly che ha raggiunto al tavolo di commento americano Jim Ross e Jerry The King Lawler, perché Molly Holly all'epoca era la campionessa femminile e ovviamente andava contro Trish Stratus. Questo perché? Perché nonostante lei fosse la campionessa, diciamo, malvedeva gli atteggiamenti un po' provocanti di Trish Stratus, che era un po' più libertina rispetto a lei, e invece Molly Holly, diciamo, professava l'integrità morale, ma soprattutto sessuale. E qui andiamo col match. L'arbitro del match è Jack Doan, e qui subito possiamo vedere come Victoria, nonostante sia alla prima presenza a Raw, subito faccia valere quelle che sono le sue capacità in ring. Ricordiamo che poi fra le due ci sarà in futuro una rivalità straordinaria, valevole per il titolo femminile, con le due che addirittura si affronteranno in diversi street fight, uno appunto alle Survivor Series di quell'anno, quindi pochi mesi dopo questo match. Però qui diciamo che le due si stanno conoscendo. Attenzione, Victoria si fa male nel cadere sul ring, e qui subito c'è Jack Doan, l'arbitro, che chiede l'intervento dello staff medico, che ovviamente arriva accompagnato anche da Earl Hebner. Ecco, arriva il medico della WWE, che ovviamente andrà a controllare le condizioni fisiche di Victoria. Purtroppo, peccato, perché alla prima apparizione importante per Victoria purtroppo le capita questo guaio anche abbastanza importante. Qui vedete Molly Holly e Jerry The King Lawler giustamente preoccupate, come lo sono un po' tutti i fan all'arena. Comunque una lottatrice che ha fatto la sua prima presenza. Attenzione, però era tutta una fregatura, era tutta una burla. Victoria ha preso in giro tutti quanti noi, ma soprattutto ha preso in giro Trish Stratus, l'ha colpita appena possibile con un big boot al volto, una scorrettezza incredibile da parte di Victoria, che ovviamente ne approfitta di questo raggiro per indebolire ulteriormente Trish Stratus. Quindi vediamo nel replay come Victoria dal nulla, bam, una fucilata in faccia con questo big boot veramente tremendo. E poi ovviamente Victoria ha fatto tutto ciò che era possibile per indebolire Trish Stratus. Qui una serie di rolling suplex da parte di Victoria, un po' come faceva Eddie Guerrero e Chris Benoit, anzi forse più Eddie Guerrero, perché Eddie Guerrero effettuava i rolling suplex in questa maniera. Qui short arm clothesline da parte di Victoria, che prima d'allora in verità già si era fatta vedere negli show WWE, però più come una comparsata. Attenzione, però Trish Stratus potrebbe far diventare anche questa la comparsata di Victoria, però Victoria riesce a uscire al conto di due. Attenzione, Trish ovviamente non avrà pietà per la sua avversaria. Serie di chop da parte della bionda canadese di Montreal, serie di chop da parte di Trish Stratus all'angolo su Victoria. Attenzione, Harris Whip rovesciato, Trish Stratus a subire anche lo shoulder block, una serie di shoulder block all'angolo da parte di Victoria, che continua poi la sua offensiva
su Tristratus all'angolo. Attenzione ancora. Che succede? Ecco qui. Guardate la potenza di Victoria che alza come se niente fosse Tristratus e la colpisce con una body slam. Poi attenzione. Un leg drop dall'apron. Purtroppo è andato a vuoto. Tristratus è riuscita a liberarsi all'ultimo secondo e qui ne può approfittare. Irish Whip rovesciata da Vittoria. Però questa volta Tristratus riesce a ribaltare la situazione con un lap. Attenzione Vittoria, ribalta la situazione e vince il match in maniera scorretta. E Vittoria si fa conoscere bene perché ha mantenuto, si è mantenuta con le corde durante lo schieramento. Ovviamente un'azione scorretta. E qui ovviamente arriva Molly Holly che con l'aiuto di Victoria sicuramente vorrà dare una lezione a Trish. Ecco qui un altro shoulder block all'angolo da parte di Victoria. Quindi c'è bisogno di una lottatrice che aiuti Tristratus perché è in balia. Attenzione, calcio in faccia di Trish su Victoria, finalmente una reazione, poi un running bulldog su Molly Holly. Quindi Tristratus, nonostante ha perso il match e nonostante abbia subito l'attacco combinato di Molly Holly e Victoria, riesce comunque ad avere la meglio sulle due. E su queste immagini io vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo video, sempre qui su YouTube.